questo punto del campionato abbiamo fatto una vittoria importante qui ad Acri. Spero che il proseguimento del campionato rimane sempre allo stesso modo, perché in questo momento abbiamo preso le misure, quindi siamo una squadra che si è rafforzata con la vittoria di oggi. E io spero che il pubblico di Cagliari domenica ci segue tantissimo al campo, perché ne abbiamo bisogno. È una vittoria che abbiamo cercato di costruire durante la settimana, lavorando abbastanza, e quindi siamo veramente soddisfatti. Adesso, sperando che il proseguo del campionato sia come oggi, e quindi niente, speriamo di vincere questo campionato, perché ce l'abbiamo quasi fatta. Bene. Dedico questa vittoria a tutto Cagliari, perché alla fine il presidente, la dirigenza, i tifosi che ci seguono. E spero che continua pure domenica contro il Sant'Agata. Sto cercando di impegnarmi durante la settimana. Il mister ha preparato questa partita nei minimi dettagli. È stata molto importante, perché ero una sfida al vertice con la terza in classifica. E adesso ci allunghiamo questa classifica. È stata una partita, diciamo, senza offendere, si è vista la squadra. E poi dopo l'Acri ha cercato di reagire, ma noi non abbiamo mollato. Il mio gol lo dedico a mia zia, mia mamma e a mio fratello, che sono venuti fino ad Acri a seguirmi. Grazie. Salve, sono Massimo Ferrentino. Allora, questa partita è stata una partita molto importante per noi, l'abbiamo preparata molto bene e poi infatti in campo si è visto che abbiamo un tasso tecnico un po' superiore alla media. Ci tenevamo a fare bella figura, ci tenevamo a vincere, perché abbiamo dato un bello scossa al campionato, e quindi chi ha visto la partita ha visto che il Cagliari c'è in forma e vuole vincere questo campionato. Che dire, mo archiviamo questa partita e pensiamo subito alla prossima, che è un altro scontro diretto con una buona formazione. E superando anche quest'altro ostacolo, magari poi mettiamo un'ipoteca sul campionato. Dedico questa vittoria a tutti i tifosi del Cagliari. Spero che ci saranno sempre più numerosi, perché è bello vincere tutti insieme.